vino, scancella la tristezza e va a bailar la presidenza. Buonasera cari amici di Diario di Bordo. Allora, all'indomani di una delle più devastanti crisi politico-istituzionali del nostro paese, questa sera siamo ad affrontare anche questo tema. In realtà avevamo un'altra scaletta, però non possiamo esimerci naturalmente dal confrontarci con l'attualità. E invece, per fortuna, è vero Alessandro, abbiamo il dottor Rinaldo Tordera, che oggi è il presidente dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, che è un manager, è un importanti trascorsi, esperienze di ragionare pubbliche e private, e quindi possiamo spaziare un po' a 360 gradi. Quindi parliamo certamente delle istituzioni culturali abruzzesi, però adesso lo dobbiamo mettere necessariamente in relazione anche con la crisi politica e istituzionale del nostro paese, cioè di come questo insieme alla crisi del Covid si ripercuoterà sulle vite delle istituzioni culturali, delle istituzioni politiche, degli studenti, delle professioni, delle famiglie e via di questo passo, cioè di come queste situazioni incidano, vadano a incidere nelle questioni un po' pratiche della vita di tutti i giorni. Allora, dottor Tordera, se l'aspettava questo botto di ieri di Conte mandato a casa? Beh, intanto buonasera, buonasera, grazie. Vedervi ai vostri spettatori, è un piacere rivedere anche lei, dottor Di Bacco e dottor Angelone, e grazie di questo invito. No, non me l'aspettavo, credevo che all'ultimo minuto trovassero l'accordo per un Conte Ter. Invece c'è stata questa sorpresa, che aggiungerei drammatica, però devo dire che, tenuto conto della scelta che ha fatto il Presidente della Repubblica e il Professor Draghi, non possiamo che essere onorati e orgogliosi di questa scelta. Alessandro, ma questa è una cattiva notizia o è una buona notizia? Per me è una buonissima notizia. Io ieri sera ho goduto della vittoria della Juve e della nomina di Draghi, per me è una sera perfetta ieri, quindi... Allora, sentite, questo lo diciamo al dottor Tordera, perché dobbiamo affrontare anche questo discorso di Renzi, ma questa può essere veramente una nuova ripartenza, una nuova rinascita, come direbbe Renzi, un nuovo rinascimento per il paese? Guardi, se lasciamo perdere Renzi, sicuramente di rinascimento possiamo parlare. L'incarico al professor Draghi è sicuramente un fatto che giudico, dal mio punto di vista, molto molto positivo. Ho sentito qualche ora fa le prime dichiarazioni che ha fatto quando ha accettato l'incarico dal presidente Mattarella, ha subito messo i puntini sulle i, ha subito indicato quali sono quei 3-4 settori prioritari sui quali si deve intervenire. Insomma, si vede che sa gestire le crisi complesse, non si fa prendere dal panico, non ha paura del giudizio degli altri, e finalmente avremo un primo ministro che non guarderà i sondaggi, ma guarderà la sostanza delle cose. C'è anche l'istruzione, la scuola nelle priorità di Draghi? Ah, sicuramente sì. D'altronde non possiamo dimenticare quello che lui ha detto a Rimini l'estate scorsa, no? Quando ha fatto quel ragionamento molto profondo, molto realistico, molto concreto. Io spero che in Parlamento trovi la maggioranza per gestire questi ultimi due anni e mezzo di legislatura, perché oltre 2 anni di legislatura sono un tempo importante, sono un periodo importante per fare le cose, per mettere le basi, per poi farne delle altre. Si teme un secondo Monti. Questo, quello che io ho sentito questa mattina con i miei interlocutori, dice: eh no, ma Monti ci ha crepato di tasse, tra virgolette,
E adesso arrivata Draghi e farà la stessa cosa. Io mi sono permesso di rispondere che Monti ha fatto quello che ha fatto, ma perché eravamo in una condizione che l'Italia in quel momento non riusciva neanche più a finanziare, non riusciva più a pagare le pensioni, non avrebbe pagato gli stipendi pubblici, e quindi ha fatto il lavoro sporco che nessun politico avrebbe potuto fare. Draghi è un'altra pasta. Draghi è uno che viene da una formazione keynesiana, da una formazione di Federico Caffè, tanto che lui, appena scoppiò la pandemia, mi corregga se sbaglio, dottor Tordera, disse bisogna spendere, ma la distinzione tra spendere i soldi come sono stati spesi dal governo fino adesso e spenderli come intende il professor Mario Draghi sta nel fatto che bisogna fare debito buono. Ci spiega che cos'è il debito buono? Intanto convengo anch'io che è nei momenti di crisi che bisogna intervenire, bisogna avere il coraggio di fare delle scelte e bisogna fare anche degli investimenti in denaro, sia pure denaro a debito, come è il caso nostro, ma come anche il caso poi di noi tutti normali, singoli imprenditori, aziende e anche noi privati. Chi dice che vuole ricordare il governo Monti, noi possiamo rispondere che prima del governo Monti c'è stato il grande esempio del presidente Ciampi, dell'allora presidente del Consiglio Ciampi, di cui il professor Draghi è uno degli allievi prediletti e direi forse il migliore che Ciampi abbia avuto. Per cui la situazione politica è completamente diversa. Avete visto come hanno reagito i mercati, la borsa è cresciuta tantissimo, lo spread è andato su base 100, quindi insomma ci sono tutte le premesse importanti. Fare debito buono vuol dire sposare e analizzare bene gli investimenti che si devono fare, che siano veramente, come si suol dire, investimenti strutturali e non contingenti. A quel punto il debito diventa automaticamente buono e diventa un grande investimento per le generazioni future. È capace di produrre ricchezza. Di produrre ricchezza, certo, e di produrre il lavoro, che è il grande tema dei nostri tempi. Ovviamente non è un problema che abbiamo soltanto nel nostro paese, è un problema mondiale, però è proprio, possiamo azzardarci a dire che siamo all'inizio di una nuova rivoluzione industriale, no? Finisce la realtà delle macchine, la realtà del manufatto, e siamo entrati in un'altra dimensione, che non è poi solo quella di Amazon o di queste cose qua, è anche una fase di creatività molto particolare, di innovazione, di sperimentazione, che sicuramente durerà almeno un decennio, non ci sono tempi corti per questi cambiamenti. Senta, dottor Tordera, questo è appunto un governo, diciamo, di tecnici, di persone illuminate. Sarà in grado di parlare di più, per esempio, con il mondo accademico, con il mondo delle istituzioni, cioè con voi tecnici e manager, per capire quello che ci vuole veramente all'Italia oggi? Ah, guardi, Di Bacco, io non so ancora se sarà un governo di tecnici, perché questo poi lo vedremo nelle prossime ore e nelle prossimi giorni. Però penso quello che farei io, conoscendo la consistenza, lo spessore sia morale che di competenza tecnica del professor Draghi, sono portato a pensare che sceglierà persone il più vicine possibile al suo valore, e quindi questo secondo me sarà e dovrà essere il grande valore aggiunto del governo Draghi, indipendentemente dalla sua statura, che è altissima. Ma io mi auguro e sono sicuro, io ci credo molto, che lui saprà contornarsi di persone. Diversamente lo vedo un uomo che, se capisce che non ce la può fare, se non può fare le cose che ha in mente di fare, rinuncia. E questa è una grande forza sua. Ma senta, secondo lei ha delle idee che vengono fuori da suoi ragionamenti, o in effetti lui è spalmato su quello che l'Unione Europea ha sempre chiesto all'Italia, cioè quella serie di riforme che l'Unione Europea ha sempre, la Commissione ha sempre indicato all'Italia da praticare: la riforma della giustizia, la riforma del fisco, la riforma delle pensioni, la riforma della pubblica amministrazione intesa come burocrazia. Insomma, queste sono tutte cose che, diciamo, macro categorie.
che però hanno bisogno di essere portate nel concreto, quindi diciamo hanno bisogno di un'applicazione pratica che qualcuno dovrà dare. Secondo lei Draghi ha già idea di che cosa, di come intervenire praticamente su questi argomenti? Ah, io credo proprio di sì, per come l'uomo Draghi, per quello che ha dimostrato nella sua lunga storia professionale in questi ultimi 30-40 anni. E siccome le cose da fare, i temi che lei ha toccato sono proprio le cose che non vanno nel nostro mondo, non nel nostro mondo di oggi, in particolare nel nostro paese. Dubito che possa affrontarle tutte, perché comunque la legislatura durerà ancora fino al 2023 e quindi non è che c'è un grande tempo. Sicuramente deve affrontare i grossi temi della risoluzione della pandemia, e cioè quindi del piano vaccini, il discorso socialmente molto rilevante che avremo a fine marzo, quando scadrà il blocco dei licenziamenti, la ripartenza di tutto il settore produttivo, di tutto il settore del commercio, di tutto il settore del turismo, che non sono cose di poco conto, e poi come accompagnare ancora in questa fase così delicata, diciamo, di lavoro bloccato, tutte quelle aziende con il meccanismo del cosiddetto ristori. Questi sono un po' i temi dominanti. Poi certo, se riuscisse a mettere mano al tema almeno della pubblica amministrazione, che è il vero problema che incricca le cose in Italia, avrebbe fatto veramente un grande, grandissimo lavoro. Invece come presidente, come manager e presidente oggi dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, cosa chiederebbe lei a Mario Draghi o al prossimo ministro dell'istruzione, poi vedremo della ricerca, vedremo chi sarà ovviamente. Beh, guardi, intanto lei sa che le università, le accademie, i conservatori dipendono dal Ministero dell'Università e della Ricerca. L'attuale ministro in carica è il professor Manfredi, no? Quindi non ha nulla a che fare con il Ministero della Pubblica Istruzione, della contestata ministro. Vabbè, certo, diciamo, istruzione e ricerca. Da questo, sicuramente mettere a disposizione investimenti, quindi denaro, e qui vai veramente a toccare nelle nuove generazioni, nello sviluppo, nella progettazione, nella fantasia, nella creatività, e quindi mettere a disposizione denari in questi settori, che sono tanti, di modo che a livello locale, a livello decentrato, a livello di singola accademia, di singolo conservatorio, di singola università, ci sia la possibilità di fare sicuramente più ricerca, ma questo è un tema che, come sapete meglio di me, è un po' il tema dominante del nostro paese, ma soprattutto di creare, mettiamolo proprio nel concreto, nuovi corsi, creare nuovi filoni di studio, di approfondimento, e qui sarebbe il vero salto di qualità, per fare in modo che si trovino occasioni per arrivare a fare dei diplomi e delle lauree che creano veramente lavoro. Oggi nelle accademie, nelle 21 accademie italiane, una di queste è l'Accademia dell'Aquila, ci sono situazioni che ti danno la possibilità di entrare velocemente nel mercato del lavoro. Ma soprattutto, per esempio, nella nostra accademia e in poche altre accademie in Italia ci sono i corsi di restauro, che sono veramente occasioni importanti per entrare subito nel mondo, per guadagnare. Perché, senza entrare troppo nei particolari, ma voi pensate che cosa vuol dire mettere mano al patrimonio paesaggistico e storico di un paese dove c'è stato un terremoto? Noi sappiamo l'esigenza che c'è in questo settore, l'esigenza di avere mani esperte che hanno studiato, che sanno come fare per riportare alla disponibilità di tutti ambienti, spazi, situazioni, chiese, musei che prima non potevano essere usufruite perché non erano all'altezza di essere presentate. Con riferimento a questo discorso, cioè lei dice investimento in cultura per poter aprire nuovi corsi, per poter dare sbocchi di lavoro, ma
Io mi sono sempre chiesto, no? Molti dicono che c'è questa distonia tra la scuola e il mondo del lavoro, ma nel momento in cui lei mi fa questo discorso di aprire nuovi corsi, poi chi è che struttura il corso? L'Accademia nel suo caso? Oppure si ascoltano le esigenze del mondo del lavoro, diciamo, da questo punto di vista? Cioè, voglio dire, qual è il trade union, il momento di caduta di questo eventuale investimento in nuovi corsi? È esattamente quello che lei stava dicendo, dottore, quindi a saper ascoltare quelle che sono le richieste, ma non tanto le esigenze, perché a volte ci sono esigenze che non si trasformano poi in richieste concrete, no? Il problema c'è, cioè, come quando tu hai sete, normalmente bevi l'acqua, no? Quando hai sete. Ah, poi ti insegnano che puoi bere anche una bevanda gassata o qualcos'altro, una spremuta di limone, una spremuta di arancia. Ecco, è quel passaggio che è molto delicato. Quindi chi ricopre ruoli di responsabilità deve veramente sapere ascoltare e poi inventarsi il modo nella concretezza, che non bisogna fare salti di fantasia che poi non servono a niente, per rendere concreto, nel nostro caso, quel diploma, quella specializzazione. Questo è quello che conta veramente. Come dicevo prima, il passaggio da questa io la chiamerei proprio una rivoluzione industriale che sta cambiando, no? Questo passaggio, di fatto oggi produciamo di meno manufatti, ma dobbiamo produrre molto di più in progettazione, in creatività, in qualità. E quello è il passaggio vero. Se noi capiamo questo, d'altronde chi si è inventato internet, chi si è inventato i lavori sul web, ci ha pensato un po', no? Ha capito, ha visto che c'erano delle esigenze, ha visto che c'erano degli orientamenti, è stato tanto bravo, intelligente, capace e fiducioso di poterli trasformare in qualcosa di concreto. Ha soddisfatto una domanda che non aveva un'offerta, in sostanza, presentato. Esatto. Dottor Tordera, senta, magari iscriversi online all'Accademia, all'Università, è certo è più comodo, no, che fare la fila allo sportello, però fare un corso di restauro presuppone necessariamente la presenza. Come siamo messi oggi con il Covid, per esempio? Certo, è chiaro che il Covid nell'ultimo anno ha creato tanti problemi. Comunque nella nostra realtà dal primo di febbraio siamo già ripartiti con un gruppo di lezioni, ovviamente nel rispetto di tutta la normativa Covid, perché esiste un comitato Covid all'interno dell'istituzione che ha dettato le regole. All'interno di queste regole noi dal primo di febbraio abbiamo già fatto ritornare un certo numero di ragazzi e di studenti, segnatamente coloro che hanno bisogno, come diceva lei, della manualità, cioè storia dell'arte, che è una materia di insegnamento all'interno dell'Accademia, la puoi anche studiare solo in teoria o in un raffronto come stiamo facendo noi adesso. Se tu devi fare una scultura, devi fare un disegno, devi fare una scenografia, è bene che tu venga fisicamente con il tuo professore, oppure devi creare un abito per una scena di un teatro, di un costume, di una sfilata di moda, lo devi realizzare e quindi devi venire fisicamente. Per cui noi dal primo di febbraio, quindi da qualche giorno, abbiamo ricominciato a fare alcune lezioni in presenza. Certo, tutti questi lavori che sta citando lei sono collegati a un settore che adesso è completamente a terra, quindi parliamo di scenografie, di vestiti, di costumi, esatto, cioè il settore dello spettacolo, della cultura è completamente a terra. Basti pensare che lo stesso Sanremo adesso riesce forse a farlo, si riesce a fare perché il comitato tecnico scientifico è stato posto nella condizione di rispondere sì. Insomma, voglio dire, dal suo punto di vista, il settore della cultura in che tempi e in che modi potrà tornare, non voglio dire ai livelli di inizio 2020, ma quantomeno a far ripartire la locomotiva? Guardi, io sono convinto, anche al di fuori dell'esperienza che sto facendo in Accademia, no? Ho uno dei miei tre figli che lavorava fino a un anno fa in questo settore a Milano e adesso è in una fase di stop, di stanca, ma io credo che
non appena ci sarà la ripartenza, velocemente recupereremo, perché c'è una voglia, un bisogno di tutti di tornare a fare queste cose. Certo, quello che non hai fatto in questo anno trascorso non lo recuperi più, però sicuramente il grande fatto positivo è che si ripartirà. Oltretutto, secondo me, diventerà un vantaggio il fatto di avere lavorato in quest'ultimo anno comunque con questi mezzi telematici, che hanno consentito comunque al sistema Italia di avvicinarsi un po' di più al gap tecnologico che aveva con altri paesi, dove l'evoluzione di questi sistemi era già più avanti prima che arrivasse il Covid. Quindi noi comunque in questo anno, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, come sono abituato io a fare, non il bicchiere mezzo vuoto, abbiamo imparato ad usare meglio questi strumenti, perché anche questi comunque sono strumenti di lavoro. Sicuramente però c'è bisogno di infrastrutture, voglio dire, insomma, diciamo di fibra, di reti, no? Perché altrimenti. Quindi i soldi del Recovery Fund sicuramente Draghi lì li andrà a mettere. Senta, e invece qualche opportunità che questo anno chiusi in casa con queste difficoltà ha dato all'Accademia? C'è stato qualcosa di positivo? Guardi, c'è stato un grande approfondimento di alcuni temi, sono state ad esempio preparate e pensate sulla carta alcune iniziative che poi faremo, io mi auguro, nel corso del primo anno, no? Nel senso che a tavolino molti hanno potuto riflettere, hanno raccolto un po' di idee, hanno sviluppato con calma situazioni mentali che avevano e sulle quali hanno lavorato per poter fare delle proposte al consiglio di amministrazione. Del resto, quello che dicevo prima è proprio questo: è importante un uso creativo della situazione che stiamo vivendo adesso. Cioè, lei pensi, io pensavo proprio in questi giorni, no, a come stiamo vivendo le nostre case con lo smart working, ad esempio. E io penso alla classica famiglia italiana, papà, mamma e due figli, mettiamola così, no? Papà e mamma magari lavorano in smart working e due figli vanno a scuola in dad. Beh, ma voi vi immaginate in una casa di 60-70 metri dover gestire quattro situazioni di questo genere tutti i giorni? Allora, perché dico questo? Perché, ad esempio, in un'accademia, laddove si devono sviluppare queste idee di progetti, di creazione, di creatività, bisogna anche cominciare a dare delle immagini su come magari possiamo cambiare le nostre case. E non vuol dire abbatterle e rifarle, vuol dire redistribuire gli spazi, ma queste cose bisogna pensarci. Anche solo come mettere le cabine elettriche di casa, dove posizionarle, come posizionarle, per pensare che tutti noi dobbiamo essere un pochettino comodi e non ci disturbiamo a vicenda per fare le cose, sono problematiche che vanno affrontate. Adesso, non vorrei sminuire il tema, però quello è il tema, da lì devi partire. Invece, diciamo, rimanendo sempre nell'ambito della cultura, io avrei una curiosità, del resto lei opera all'Aquila, la città dell'Aquila era stata candidata come capitale italiana della cultura per il 2022. Io non ho capito quali sono i criteri che vengono seguiti, cioè, mi sembra un po' molto tutto fumoso. Ci aiuta a capire quali sono i criteri che vengono seguiti per questa nomina e perché l'Aquila non ce l'ha fatta? Beh, è stata Procida, no? Indicata sì, come l'isola di Procida. È stata indicata l'isola di Procida, probabilmente taluno è rimasto molto sorpreso da questo, però in realtà io la competizione intanto è una competizione molto seria. I criteri io adesso non glieli so elencare perché non li ho letti, però sicuramente quello che conta in queste cose è quello di proporre un'idea di un luogo che possa diventare cultura non soltanto perché c'ha i bei monumenti o perché c'ha le belle chiese, ma sia un luogo dove sia, io immagino, facile fare cultura, un luogo dove ti ispiri e dici, ecco, io vado a Procida,
non vado a Procida per vedere una chiesa, mi scuso perché non saprei dire quale chiesa di Procida, ma vado a Procida perché è una città, è un'isola, è un paese dove vivo un clima, un sistema, un ambiente. Ecco, io credo che sia molto importante questo. Per quanto riguarda l'Aquila, so che hanno lavorato molto bene, perché hanno fatto un progetto sicuramente di livello, di prestigio, e soprattutto una cosa che io ho apprezzato, che si è riusciti a mettere insieme i tanti competitori, non uso a caso questa parola, perché spesso le attività culturali, le associazioni, gli enti di un certo tipo sono competitori tra loro stessi sul loro territorio, e questo non va bene. Invece in questa situazione hanno lavorato insieme e hanno lavorato bene. L'Aquila non è riuscita a farcela, non lo vedrei come un problema, anzi, se le posso dire, diciamo che nel 2022 sicuramente avremo ancora degli strascici relativi al Covid. Nel 2022 all'Aquila e in tante città d'Italia ci saranno pure le elezioni amministrative, quindi tutto sommato magari questa cosa avrebbe potuto registrare. E poi la città, dal mio punto di vista, non è ancora pronta ad accogliere, anche ad esempio solo con le strutture alberghiere, quella massa di turisti che ovviamente ognuno si augura che arrivino. Avete visto cosa è successo a Matera, no? Quindi non è andata bene per il 2022, facciamo tesoro di questo importante lavoro e ci riproveremo nel 2024, perché probabilmente sapete che nel 2023 è già stata assegnata dal Ministero a Bergamo Brescia in abbinamento in ricordo giustamente delle vittime del Covid. Certo. Ed invece l'Abruzzo, che l'anno scorso, quindi nel 2020, ha avuto un boom inaspettato, no? Nonostante il Covid, proprio di turismo, arte e natura, come lo vede lei oggi? Oggi e anche per l'anno che è appena cominciato? Cioè, guardi, siamo pronti per queste sfide in termini immateriali e poi in termini di infrastrutture e altro? Dal punto di vista del paesaggio, francamente all'Abruzzo non manca niente. Questo non sono io a doverlo dire. Vedo ancora delle difficoltà a livello infrastrutturale e anche alla capacità organizzativa del territorio di saper accogliere i turisti. E saper accogliere i turisti non vuol dire soltanto avere un bar o un ristorante, aprirlo e dargli da mangiare o da bere. Ecco, è un po' un sistema, quello che dicevo prima riferito a Procida, no? Vado in Abruzzo, vado all'Aquila. Perché? Perché oggi vedo l'Aquila, domani vengo a Sulmona, dove c'è un territorio con una importante rilevanza culturale, poi vado al parco, vado a Pescasseroli, vado a Roccaraso. Questo è il sistema che deve partire. E quando parlo di sistema, non ancora c'è, questo è un po' il concetto, no? Probabilmente. Sì. No, vabbè, torniamo sempre allo stesso punto: chi lo organizza, se le politiche turistiche sono in mano alla regione, che però non ascolta gli operatori, le esigenze, è sempre il discorso della domanda e dell'offerta, cioè, mi sbaglio, dottor Tordera? No, non si sbaglia affatto, tanto è vero che ci sono territori, e voi ne avete vicinissimo uno, che è il territorio del cosiddetto Alto Sangro, che in completa autonomia, in completa e forte competenza tecnica e organizzativa riesce a surclassare tutti gli altri, quali probabilmente è più forte anche del mare l'Alto Sangro, perché ha una capacità di attrattiva turistica straordinaria. Però siamo in presenza di albergatori, imprenditori, situazioni che mettono mano al portafoglio e si fanno loro gli impianti sciistici. Ma come è giusto che sia? Però hanno il coraggio di farlo, sono capaci di farlo e lo fanno in maniera redditizia. E questa è la cosa più importante. Spesso queste cose mancano, non sono presenti. Bene, poi nel sistema turistico e culturale abruzzese credo che vada proprio implementato invece il rapporto con le università, l'accademia, no? Per quella che è la nostra storia, almeno per l'Abruzzo interno parlo, per l'emergenza. Ha ragione, tra l'altro vedo che lei dietro di sé ha il bellissimo colore verde, il verde della natura, dei parchi. No, io credo
che l'ambiente, quindi il green e tutti i ragionamenti che abbiamo fatto sulla sperimentazione, sulle novità legate all'apporto che può dare un'accademia sono importantissimi. Ad esempio, sai che cosa mi viene in mente adesso? Pensiamo che cosa può diventare il lago di Campotosto, che è un territorio meraviglioso, o che cosa può diventare, anche se in parte già lo è, il lago di Scanno, che sono due elementi naturalistici straordinari che però non hanno ancora quell'impatto, quella valenza, quella capacità di traino che devono avere luoghi belli come quelli. Certo. Va bene, siamo in chiusura. Possiamo chiudere, va bene. Allora, le accademie, il mondo della università e della ricerca ha bisogno di più fondi per progetti specifici, dottor Tordera? Questo è quasi banale dirlo, no? Però è diciamo, ovvio, sa, perché se non lo diciamo, almeno li chiediamo. Più corsi vuol dire più insegnanti, vuol dire più infrastrutture, vuol dire ulteriori costi di gestione, però voglio dire, sono investimenti, non sono costi. Sono questioni che rendono, sono denari, sono debiti buoni. Torniamo all'inizio, no? Quello che diceva lei del professor Draghi. Esatto. Il problema appunto della ricerca, no? Non sono soldi buttati dalla finestra, come si è dimostrato per i vaccini. Se non si fa ricerca, se non si fa studio, è chiaro che non si va da nessuna parte, no? Insomma, bisogna fare questo passaggio culturale, evidentemente. Va bene, io credo che possiamo chiudere. Ringrazio il dottor Rinaldo Tordera per il tempo che ci ha concesso a noi a Diario di Bordo e soprattutto ai nostri telespettatori. Grazie dottor Tordera. Grazie a voi, un caro saluto. Buon proseguimento del suo lavoro all'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. Ti aspetto, grazie. Buona serata. Grazie buona a serata. Tutti e buona serata, arrivederci. Francia o Spagna, perché se magna. E dopo il ballottaggio, ballottiamo la presidenza. Dance, 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 dance.